Grazie. Caporale St. John, sono il dottor Jimenez. St. John? Ehi, Doc, sono Deacon. Che posso fare per te? Ah, St. John, sì. Dovresti fare un salto in infermeria. Ah, problemi? Serve qualcosa? No, no, niente del genere. Voglio solo controllare quel braccio. Perché? Io sto bene, Doc. Con un ustione così, da stufa, non si deve scherzare. C'è sempre il rischio di un'infezione. Passa a trovarmi. È un ordine. Ok, Doc, d'accordo. Come vuoi, passo e chiudo. Benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio con Days Gone. Ieri, nello scorso episodio abbiamo terminato con Sara, che appunto abbiamo consegnato questa cosa tutto strano, non lo so, sembriamo quasi degli estranei. Ti dà questa sensazione? Secondo me il gioco te la dà così tanto da non crederci, quindi secondo me c'è qualcosa. Ciao, Doc. Entra, avanti, siedete. Siediti. Minchia, siedete, raga, è quasi in siciliano, l'ha detto, attenzione. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Nome mientas. Caporale, ho passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. Oh, parla come mangi. Non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, Doc. Ragazzuoli, conosco il genere. La fiducia... Oh, è aumentata, possiamo fare forse i primi acquisti, ma prima vado a pisciare. Ho finito di pisciare. Allora, fiducia aumentata. E finalmente con la fiducia aumentata possiamo comprare qualcosa. Taylor, Taylor, hai rotto i gran cazzi. Credevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo. No, sono vicino, sono proprio nel loro cortile. Minchia, non hai soldi. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combinando, ma sta... Oh, no, merda! No, no! No, no, lasciami! No! Ehi! Ecco. È nella merda. Mamma mia, dobbiamo salvare quello stronzo. Fai quanto me ne sto sbattendo. Mi dicevi? Passo a un canale privato. Aspetta. Dico, mi senti? Sì, stavo guardando il modulo. C'è scritto... silicato? Sì, mi serve per la fase stazionaria delle cromatografie su colonna. Eh? Le croma cosa? Scusa, è solo una parte della mia ricerca che sta dando buoni risultati. Ok, il silicato. Dove lo trovo? Cavolo, credevo di averlo scritto sul modulo. Allora, c'è un piccolo emporio a sud-ovest vicino a Masama Village. Prova lì. Sì, ricevuto. Grazie. Scusa, perdonami. Buon lavoro, caporale. Sì, signora. Passo e chiudo. Ma... silicato. Vi ho fatto ascoltare sto dialogo, giusto perché parlava Sara, però non lo so, se, però comunque vedi che lei, tipo, grazie, perdonami, caporale, cioè, non lo so, forse non lo può fare, forse la trattengono. Mi ricevi? Sì, capitano, eccomi. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la cerimonia di giuramento. Ah, signor sì. Ora, sebbene si tratti di occasioni informali... Raga, ma che cosa sono questi segnali che ho sulla mappa? Ricevuto, signore. Chiudo. Bene, il comandante adora i racconti intorno al fuoco. Non vedo l'ora. Vorrei capire... Ma un nido di... Aia, aia, perdonami. Perdona, nido di cosa? No, non li vedo, non li vedo, sti cazzo di nido. Ah! Dove sono?
Ok, quindi ora ci sono questi nidi così. Voglio che tu sappia che dicevo sul serio riguardo il fatto che tu sia rimasto. Beh, lo capisco. Non deve essere facile per come stanno le cose. Dove diavolo potrei andarmene? E anche se lo facessi, insomma, dovrei restituire questo splendido cappello. Inizio a funzionarci, cioè. Sì, ci scommetto. Ok, va bene, devo tornare al lavoro. Il lievito ha già riempito una decina di piastre di petri. D'accordo, tienimi da parte qualche proteina virale. Mi è venuta fame. Non mancherò, tenente Whittaker, chiudo. Ma sembra che... Allora, vi spiego per come la penso io e voglio credere che sia così. Ma non si può parlare, raga, in questo gioco. Parliamoci chiaro, guarda. Ascoltatevi i dialoghi, se cazzi. Vado verso l'avamposto io. Che all'orda più numerosa. Porta i tuoi uomini fuori di lì. Non siamo pronti ad affrontarli. Ricevuto. Sì, signore, non me lo faccio ripetere. Russell, chiudo. Forza, muoviamoci. Andiamo. Ci ritiriamo, andiamo. Forza, forza. Ma aspetta, perché io ho qua un ping? Ah, penso che è la zona di ricerca. Ah, il sacchetto di silicato. Ah, mica, noi stavamo andando verso l'avamposto. Facciamo un viaggio e due servizi, perfetto. Okay. E c'è un buco. Un simpatico. Cazzo. Oddio, l'ho one shottato, ragazzi. Chiudi l'arma, aspetta, mi posso spostare la macchina. Sì. Sì. Ok. No. Porca puttana, era fatto apposta. Spegni sta cosa. Ok, meno male. Altre bimbi sudate. Mamma mia, ma lì one shot. Ok, sacchetto di silicato. Un'altra bruttellina. Devo solo trovare un modo per uscire. Ok, il modo abbiamo trovato. Io devo semplicemente andare lì all'avamposto, farmelo. Porca puttana, ora pure gli uccelli se ci metto. Che due cose. Cazzo è sto coso? Oddio! Cazzo, un puma. Ricevi? No, io devo farlo. Che mi hai chiesto? Caporale St. John, ti sento. Sono in riunione con il tenente Weaver. Caporale St. John, quando tornerai in missione per me? Non lo so. Oddio! Caporale, ti voglio qui a rapporto quando torni sull'isola. Chiudo. Che cazzo è? È un puma? Sembra un puma, raga, vediamo. Ehi, Doc, ci sei? Caporale St. John. Carne di puma, sei un puma. Ma basta, con ste telefonate. Alla grande, la crema che mi hai passato fa letteralmente miracolo. Fantastico. Questo lo stabilirò io. Comunque, ascolta, ti chiamo solo per una domanda. Tu conosci bene il tenente Weaver? Il tenente Weaver? Sì, lo conosco. Come tutti gli altri ufficiali. Perché? Non lo so, è solo che esco spesso in missione per loro, per lui e il tenente Whittaker. Ho come l'impressione che, insomma, Weaver è un po' troppo insistente con lei e la faccenda non mi piace. Sarà Whittaker sa badare a se stessa. Ascolta, St. John, il colonnello non ammette troppe confidenze tra ufficiali. Ti consiglio di starne fuori. Ok, Doc. E non preoccuparti del tenente Weaver. Non è un santo, ma ho visto di peggio. Passo e chiudo. C'è qualcuno? Ma che diavolo? Vedi già come il nostro personaggio inizia un po' a essere geloso. Perdonatemi, devo farlo. Troppa gente lì insieme. Tu stai prendendo fuoco e ancora spari, che cazzo? Devo ricaricare, perdonami, perdonatemi. Abbiamo una bomba tu, ma sì, no, non serve più. Me la lanciamo comunque, giusto per il piacere di farlo.
Ma quanti nemici sono? Oh. Cosa ha lasciato stavolta? Raga? Cazzo devo fare ora? Voglio provare la cazzata della vita. Porca puttana! Il problema è che c'è un'orda, ma gran parte l'ho fatta, mi sa, raga. Abbastanza da rompervi il culo. Devi ricaricare, veloce. No, ma mica se siete incazzati voi. Ah no, è lì ancora l'orda. Con calma, li possiamo fare, raga. Questa è la nostra prima orda. L'avevo fatta? Come cazzo sei morto, fratello? Vediamo un po'. Eccolo qua. Qua c'è la mappa. Mappa tattica. Godo. Bene, recupero la mia moto e possiamo andare a portare il silicato a Sar. Devo tornare qua, poi abbiamo un'altra missione qua e lui è a fare in culopoli. Bene, allora andiamo qua a salvare il culo a Taylor, così mentre di passaggio abbiamo un altro sito della Nero che mi vado a fare. Mentre sono qua, perdonatemi, vado a raccogliere pure sta roba qua. Va bene, ci dirigiamo verso il luogo. Io di passaggio mi faccio il presidio della Nero se vedo che è una cosa semplice. Comunque sono un coglione, raga, ho appena scoperto che gli allarmi dei presidi non per forza devo salire lì e tagliare i fili. Perdonate, io non mi perdonate. O qua non penso che bisogna essere un segugio per capire che cazzo è successo. Uno sta fluttuando, due penso sia caduto dalla moto. Cazzo ho fatto sparare lì, il colpo è arrivato qua. Guarda, due bug di fila, incredibile. Ok, abbiamo liberato l'aria, nido distrutto. Tana. Un altro microregistratore. Questi affari dovevano essere in saldo, visto che la nota operativa 2069. Recupero due rapporti della squadra di sorveglianza satellitare che il mio supervisore mi ha segnalato. Le pattuglie della milizia hanno già esplorato la zona in almeno 8 occasioni. Nulla di anomalo. Stranamente non hanno distrutto il sito. E questo ha attirato l'attenzione del mio responsabile. Ora posso confermare i suoi sospetti. Il sito designato 307, una casa vacanze degli anni 50, adesso ospita un nido di adolescenti infetti. In un numero variabile tra gli 8 e i 12, in base ai flussi migratori. I risultati delle prove ematiche condotte su due maschi, di circa 13 e 11 anni di età, mostrano anticorpi e proteine antivirali che francamente non possiamo identificare. Il laboratorio farà sapere. La mia idea? Qualcuno della milizia sta conducendo esperimenti su questi soggetti. Ma chi mai potrebbe? E perché? Attenzione, vedete come... Vabbè, comunque l'avevamo notato, diciamo, cioè non notato, ma scoperto che comunque loro si stanno in un certo senso evolvendo i furiosi. Vedi, questi qui sono già piccoli cambiamenti che nel tempo hanno iniziato a fare, capito? Ma guarda, mi stava... Ma no, raga. Vediamo se funziona ancora. Porca puttana, no, raga. Sono qua. Allora io mi farei la concentrazione, raga, a sto punto. Ragazzi, siamo arrivati finalmente dopo mille miliardi di anni. Dici dov'è il tuo campo e porterai a casa la pelle. Vaffanculo. Forse non ci sente bene. Vediamo di sturargli le orecchie. Non vi dico proprio un cazzo. No. Ora ci senti meglio? Eh? Allora? Portatelo via da qui. Porca puttana, ragazzi. Che ne dite? Lo portiamo al campo dei militari per avere qualche credito?
resisti? No, mi sono buttato. Scusami, Taylor, meno male che non hai visto la scena. Allora, abbiamo la balestra, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di furtivo. Non si scherza con i miei amici. Ti piacciono le tortone, eh? Anche questa. Prendi questo pezzo di merda. Ragazzi, mamma, è molto più forte, dai, ma senza ombra di dubbio, guardate, visto che mira. Te prima, raga, miravi in testa, non cioè non lo prendevi comunque. Ma no, c'è un altro. Vuoi fare il corpo a corpo? Che corpo a corpo sia. Mamma mia, ma st'arma qua, il danno l'abbiamo aumentato. Tanta roba. Solo sul capanno. Sai che lo liberiamo? È un coglione sto Taylor, però dai, non è che si merita di essere appunto giustiziato. E fare in culo. Come va, Taylor? Beh, ho visto giorni migliori, se devo essere onesto. Sì, chiaro. Gesù. Ok, ascolta, amico. Tieni questo premuto sulla testa, così. Ok. Ok, sì. Aspetta qui, contatterò il capitano Curi che manderà qualcuno a prenderti, ok? Ok, va bene, sì, sì. Giorni migliori, missione completata, guadagniamo della fiducia che ci interessa. E niente, quindi adesso ritorniamo all'avamposto da Sara. Farei ora un viaggio rapido, così almeno consegniamo un po' questo silicato che avevamo preso. Ok, siamo arrivati, vediamo Sara cosa ci dice. Nuovo dialogo. Giuro su Dio che... Beh, non reggi la competizione? Via, sparisci! C'è qualche problema? Signora? Facevamo due chiacchiere, caporale. Tenente? Cos'è successo? Niente, è solo... Weaver crede che il fuoco e gli esplosivi siano la risposta a ogni problema. Al diavolo! Sì, al diavolo, tieni. Grazie. Ti prego. Che c'è, dico? Non ringraziarmi. Tutte le volte che mi ringrazi finisco in missione con un altro dei tuoi stupidi moduli di richiesta. I miei stupidi? È questo che pensi? Che il mio lavoro sia una perdita di tempo? No! Cosa intendevi allora? Sai, non capisco perché tu sia ancora qui. E va bene, lascia che te lo spieghi. Ho trascorso gli ultimi 2 anni a uccidere furiosi. Uno per uno. Eravamo così vicini che sentivo il tanfo della carne putrefatta tra i loro denti. Quindi se stai lavorando su qualcosa che li distrugga, ci metto la firma. Ma se non mi vuoi qui, puoi ordinarmi di andarmene, signora. Deacon, aspetta. Mi dispiace, ok? Senti, io ho bisogno. È solo... Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Però c'è da dire che il gioco, ragazzi, lo sta dicendo comunque. Cioè, il personaggio lo sta vedendo. Quello che noi abbiamo visto non è fatto male del gioco, e quindi che il gioco è deludente, perché il personaggio lo sta vedendo, quindi è la storia che sta andando così. Deludi un po' le aspettative, ma secondo me c'è qualcosa sotto e sto gioco ci stupisce. Ci stupirà. Non mi arrenderò mai. Vediamo. Abbiamo un'altra missione in teoria. Sempre qua. Nel frattempo qua ci stiamo sbloccando la zona. Abbiamo dei nidi, abbiamo varie cose. Un altro coso della nera. Poi queste qui me le faccio io. Magari più tranquillo. St. John, ci sei? Sì, ci sono. Sono il tenente Weaver. Hai dato uno sguardo al mio modulo di richiesta? Ormai trotterelli per la strega quasi tutti i giorni. Comincio a sentirmi escluso. Sì, certo. Sì, signore, polistirene. Devo procurarmi del polistirene, giusto? Esatto, polistirene. Se hai problemi a trovarlo, c'è un camion ridotto male sulla superstrada 97 a sud di Camont. Sotto una torre idrica, lo puoi raggiungere? Io non... Ascolta, troverò il camion distrutto, ok? E avrai il tuo polistirene.
Non deludermi. Chiudo. Ok, e abbiamo quest'altra missione. Speriamo, raga, che a breve si dicano un po' che cazzo sta succedendo, perché onestamente ci siamo anche un po' rotti il cazzo di girare, fare avanti e indietro senza delle risposte, ecco. Quindi andiamo verso la missione, ci vediamo direttamente lì. Io vi taglio un po' la strada, che è abbastanza. Vorrei solo precisare che siamo di notte, con poca benzina, in una zona di merda, perché veramente è una zona brutta. E quindi speriamo che comunque riesca a trovare rifornimento. Ci vediamo appena arrivo. Qui colonnello Garrett, rapporto. Sì, signore. Caporale, abbiamo un problema urgente. Un soldato, un ufficiale, ha disertato. Un ufficiale? Che culo, rifornimento, ragazzi. Ha ucciso due coscritti e rubato una moto dal garage. Pare sia fuggito sulla South Rim Drive. Perfetto. La moto è il serbatoio blu. Devi trovarlo, caporale. Sì, signore, sì, ci penso io. Caporale, riportalo qui. Bene. Vivo. Vivo, signore? Dobbiamo impiccarlo, caporale. Che sia di esempio per tutti coloro che pensano di calpestare le regole della milizia. Per chi si sente al di sopra della legge di Dio. Sì, signore. Bene, è tutto. È severe qua, i ragazzi. Comunque io lutto qua un po' in giro, raga, e vabbè, voi vedrete solo quando arrivo a destinazione. St. John Whitaker, io... Caporale St. John, c'è qui Matt, il colonnello. Mi stavo giusto riferendo quanto mi hai aiutato. Caporale St. John? Sì, il tenente Whitaker ti ha coperto di elogi. Faccio solo il mio lavoro, signore. Mi fa piacere. Le ricerche del tenente sono indietro sui tempi. Ma magari con il tuo aiuto. Matt, te l'ho già detto. La torre idrica. Ci sono. Ok, siamo arrivati. Dobbiamo trovare 7 di polistirene. Dovrebbe essere questo qui. Dei bicchieri, praticamente. La stessa cosa. Faccene una. Altri 2 me ne servono. L'ultimo dovrebbe bastare. Perfettissimo. Sulla mappa, poi dirò a Curi di mandare qualcuno a recuperarlo. Porca puttana. Mamma mia, li abbiamo fatti. Comunque, troppo forti. Stiamo diventando con il danno da mischi. Quindi, in teoria, dobbiamo ritornare all'avamposto. Minchia, dimmi se posso fare il viaggio rapido. Porca di quella puttana. Sono qui a fare rifornimento, raga, di nuovo per arrivare all'avamposto, e non lo so, c'è qualcosa che mi dice che dobbiamo scoprire. Io comunque, mi spiace ragazzi, questo episodio può essere magari un po' così, con missioncina così, ma sono missioni che dobbiamo per adesso fare prima di arrivare al bello. Adesso io, concludendo questo episodio, non so, tipo dimmi che non ci muoio, mi incazzo. Cazzo, ma... E questi c'hanno, raga, i mitraglioni così. Che non si affaccia sta cosa. Oh, guarda come mi ha spaccato tutta la moto. Che bastardi che siete. Sarà un episodio un po' così, ma ci servono. Spero prima o poi di sapere la verità dietro tutto questo, perché c'è qualcosa che blocca Sara. E dobbiamo capire perché. Ovviamente il nostro personaggio arriverà presto a questo momento, perché dai, non possiamo andare avanti così. Il nostro personaggio già i coglioni pieni. Cioè, più e più volte glielo cerca di sbattere in faccia, sa. Il discorso, intendo, non il cazzo. Sì, ora io come cazzo li faccio tutti questi lupi? Col culo li fa. Meno male che siamo arrivati all'avamposto, magari ci pensano i ragazzuoli qua. Mi aprite il cancello, figlio di puttana? Vediamo. Ok, questo. Ehi, ce l'ho. Ho il materiale che stavi cercando. Oh, bene, bene. Lascia tutto lì. Ne prendo un pezzo. Ok. Bene.
Allora, come vanno le cose col tenente Whittaker? In che senso? Vai e vieni di continuo? Sei spesso in missione? Faccio solo il mio lavoro. Ok, allora. Anch'io ho provato a battere quel chiodo quando sono arrivato qui. Veramente? Puoi giurarci. La ragazza ha un culo niente male. Adoro i culi. Non ho resistito. Certo, sì. E com'è andata? Male, direi. Cioè, mi ha atterrato di peso. Ha cercato di spezzarmi un braccio. Fidati. Sta attento a quella donna. Prende fuoco con niente. Sì, beh, lo terrò a mente. Ti serve altro? Ma vabbè. Prendi queste e seguimi. È un culo niente. Madonna mia, raga, ma è spettacolare sto coso. Che dialoghi. Collauda la Molotov al napalm con Weaver. Vedi, il polistirene è un idrocarburo aromatico, al contrario della benzina composta da idrocarburi alifatici. Beh, è complicato. Ad ogni modo, miscelando i due composti, le catene molecolari si spezzano i legami covalenti singoli. Sì, certo, sono le basi. Perché dobbiamo bruciare tutto? Vediamo, forse la prova, eh? Tipo quella cosa lì che è in mano, una specie di molotov potenziata se ci blocca tipo un progetto. Sì! Questa sì che è una molotov al napalm e questa ci farà vincere la guerra. Perfezionata la formula, farà scintille più di una fiamma ossia acetilenica. Insomma, è calda. Sì, ne ho una vaga idea. Lavoravo in un'officina, serve altro? Sono a posto, grazie. Ormai manca poco. Boom! Sarà una festa con il botto nel culo di quei mostri! Ho provato a battere quel chiodo. Ragazzuoli, io per questo episodio vi saluto qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Speriamo che si sappia qualcosa in più. Ciao, belle mie!